Bene, signorina, lo può fare passare. Bene, signor Rock. Allora, ora possiamo parlare della sua promozione. Lei è sempre stato un elemento fondamentale per la nostra azienda. E proprio per questo, per il suo attaccamento, per la sua capacità di dimostrare interesse alla comunicazione, alla visibilità della nostra azienda, che abbiamo preso in considerazione la sua promozione. So che lei ha bisogno di questa promozione ed è per questo che l'ho fatta venire qui. Beh, vede, signor Rigamonti, io metto tutto me stesso in questo lavoro, lo faccio ogni giorno. Lo faccio perché ho la fortuna di fare ciò che amo fare. Arrivato a questo punto, una promozione sarebbe non solo il superamento di un mio obiettivo personale, ma anche una gratificazione per me stesso, un aiuto economico per la mia famiglia. Certo, ed è per questo che ho deciso di promuoverla. Vede, signor Rigamonti, non so che dirle, io la ringrazio e sarò eternamente grato per questo. Beh, aspetti un attimo, ed è esattamente per gli stessi motivi che le ho elencato prima che ho deciso di licenziarla. Ma scusi, non capisco. Non capisce? Come non capisce? E allora la prossima volta, prima di uscire di casa, si guardi allo specchio, così capirà. Dottor Rigamonti, la prego, mi lasci spiegare. Io sono sicuro che dopo che mi ascolterà capirà il motivo del mio gesto. Però la prego, mi lasci spiegare. Sì, ma si sbrighi perché non ho molto tempo. Allora, Rigamonti ti ha detto qualcosa per la promozione? Ancora nulla. Ma spero che presto si sappia qualcosa. Papi? Dimmi, amore. Posso farti una domanda? Certo, amore, puoi dirmi tutto quello che vuoi. Chi sono Mussolini e Hitler? Che cosa? Mussolini e Hitler, non li conosci? Sì, certo che li conosco, ma... Perché mi fai una domanda del genere? Perché oggi a scuola la maestra Sonia non c'era ed è venuta una supplente che durante la sua ora non ha fatto entrare il mio compagnetto. E cosa c'entra questo? Chiedile perché. Perché non l'ha fatta entrare? Perché si chiama Benito. Eva. Non ti sembra assurda questa cosa? Quale cosa? Quella del compagno di Giorgia. Come si permette la maestra a fare una cosa del genere? Io non ci pensare, ora adesso dormi. Buonanotte. Buonanotte. Quindi, per un bambino, per giunta fascista, lei ha deciso di farsi i baffi alla Hitler. Mi perdoni, dottor Rigamonti, ma come fa a pensare che quel bambino sia fascista? Quel bambino, come mia figlia, non sa nemmeno chi sia Benito Mussolini. Forse lo saranno i genitori, ma questo cosa glielo fa pensare? Un nome. Questa cosa mi ha colpito molto. E ho voluto fare un gesto davvero forte. Non potevo cambiare il mio nome né in Benito né in Adolfo, perciò... ho deciso di tagliarmi i baffi in questo modo. Le sembra giusto che un uomo morto da oltre 70 anni possa ancora limitare la libertà delle persone? Ho fatto questo perché volevo rompere questi paletti, volevo lottare per il mio ideale. Poi perché ha pensato subito a Hitler? Potrei essermi ispirato a George Orwell, a Charlie Chaplin, oppure a Staglio di Stadio Olio. Perché lei ha pensato proprio ad Hitler? Anche lei sa che le immagini, i simboli, sono le cose più forti con cui l'uomo ha a che fare. Infatti, è come se nel condannare gli orrori del passato facessimo riferimento più ai simboli che ai protagonisti veri e propri. Hitler è stato un vero genio in questo. Ha vinto.
continuo a vincere. Vedo gente per strada con la barba di Saddam Hussein, i più grandi con i baffi di Stalin, i più giovani si ispirano a Kim Jong-un per la capigliatura. Come cavolo si chiama? E Hitler? Hitler non lo batterà mai nessuno. Io voglio batterlo. Voglio camminare per strada senza che si pensi che io sia fascista o nazista. Voglio ascoltare Wagner senza che si pensi che io sia antisemita. Voglio leggere Nietzsche senza che si pensi che io sia anarchico. D'accordo con lei. Mi fa veramente piacere, dottor Rigamonti. Ma non credo che tutti possano capirlo. Quindi le faccio una proposta. Si tagli questi baffi e io la promuovo. Potrà condurre la sua battaglia in qualunque altro modo. Altrimenti sarò costretto a rinnovare il licenziamento. Ci pensi bene? Quindi, che ne dici? Io spero che tu stia scherzando. Forse non capisci cosa stai facendo. Ma ti rendi conto di cosa significava quella promozione? Che ti passa per la testa? Eva, ti prego, smettila. So quello che ho fatto. Non c'è bisogno che continui a ripeterlo. No, hai ragione. Sono io che non ci credo e non voglio neanche crederci. Perché non vuoi capire il motivo del mio gesto? Perché proprio tu non vuoi capirmi? Proprio io! Forse perché io sono una che pensa alle conseguenze delle proprie azioni. Soprattutto se non riguardano solo me, ma anche le persone che amo. Ma tanto tu neanche ci pensi, vero? Beh, io ci penso invece, ci penso. Quello che ho fatto l'ho fatto per noi, per la nostra famiglia, per nostra figlia. Non ci credo, non ci posso credere. Non ci posso credere, non è possibile. Eva, ti prego, ascolta. Ma che ti credi di essere? Non sei nessuno! Chi vuoi che ti ascolti? Chi vuoi che ti segua? Eva, ti prego. No! Non ti appoggio io e vedo che lo faccia qualche sconosciuto! Cazzo! Whisky per tranquillizzarti un attimo. Oh, adesso tu mi dici che cazzo sei, io chiamo subito la polizia. Accogli così i tuoi ospiti. Io sono Alberto, piacere. E tu sei Stefano, giusto? Stefano Rocca. Sì, perché? Ti ho visto al telegiornale. Sono venuto a trovare questo eroe. Al telegiornale? Sì, perché? Non hai sentito? Non si fa altro che parlare dei tuoi baffi. Sei pure in tendenza su Twitter. Non ho avuto una bella giornata. Non ho seguito né social né media. Io t'ammiro, sai? Ah sì? Perché? Perché hai avuto il coraggio di farti questi baffi. Ti ringrazio. Anch'io sono neonazista. Vabbè, ho una famiglia e non posso sbandierare le 420. Invece sei forte. Non ti spaventano le conseguenze. No, aspetta, ci deve essere un malinteso. Un grosso malinteso. Io non. Io sono a capo di una banda. Siamo tutti nazisti e fascisti. Volevo chiederti se ti andrebbe di farne parte. Saresti un esempio per tutti. Potresti spalleggiarmi. Potresti essere il Goebbels del gruppo. Ascolta,
Io non so cosa dicono i media o cosa scrivono i social, ma io non sono né fascista né nazista. Anzi, sono di sinistra. Perciò deve esserci stato un grosso malinteso. Cosa? Quindi rifiuto la tua offerta. Come hai detto che ti chiami, scusa? Alberto. Ascolta, Alberto, non vorrei essere... Non vorrei essere scortese, ma potresti andartene, per favore? Non vorrei che mia moglie e mia figlia si svegliassero. Io penso che invece si sveglieranno. Aspetta, aspetta. Cosa cazzo volevi fare? Chi ti credi di essere? Cosa volevi fare con quei baffi? Tu stai ferma lì. Tu stai prendendo in giro il Führer. Questa cosa non si fa, lo sai? E prendendo in giro il Führer, stai prendendo in giro anche me. E la cosa mi piace ancor meno. Quindi adesso sono due le cose. O mi dici che tutto quello che hai detto era solo uno scherzo, ce la ridiamo e ammetti di essere nazista, oppure confermi di essere un comunista del cazzo e conficco una pallottola nel cranio di tua moglie e una nel tuo. A te la scelta. Pensi che abbiamo tutta la notte? Sbrigati, perché ho da fare domani mattina presto. Io ce l'ho un lavoro, a differenza tua. Io? Che cosa vuoi dire, eh? Senti, abbassa quella pistola. Riparliamo con calma, ok? Abbassa. Dimmi che sei nazista e la abbasso. Ok, sono nazista, ok? Però adesso abbassala. Bene. Non ti ho sentito tanto convinto. Adesso che dici se coloriamo un po'?